I fattori economici a conclusione, quindi la presenza dello Stato. Abbiamo dunque visto nei video precedenti come la produzione, ossia il fatto che l'uomo o il gruppo sociale sia dotato, venga a dotarsi di beni da consumare o da reintrodurre in altre produzioni, è un'attività che raggiunge il suo perfezionamento, raggiunge il suo sviluppo grazie alla presenza di alcuni cosiddetti fattori, cioè coloro che la procurano. Abbiamo visto la presenza della natura, il lavoro dell'attività dell'uomo come sotto forma di lavoro, la presenza del capitale come dotazione di strumenti e nell'ultimo video avevamo già visto anche la presenza di una organizzazione dei fattori precedenti. Se noi estendiamo l'organizzazione ancora a livello più sociale, più di gruppo e quindi a livello di Stato, dobbiamo parlare della presenza dello Stato come fattore organizzativo. Lo Stato quindi come entità, come nazione, peraltro lo Stato italiano si è data nella stessa Costituzione italiana questo incarico, si è preso questo incarico, cioè di coordinare, di indirizzare l'attività economica, un'attività economica che è in qualche modo mista, ossia accanto alla presenza dei privati, delle aziende, così come dei singoli, lo Stato ha un ruolo anche diretto nell'attività imprenditoriale. A che cosa possiamo fare riferimento? Beh, uno degli esempi più semplici potrebbe essere quello dei trasporti. Lo Stato gestisce la rete ferroviaria e quindi in buona parte adesso con partecipazioni eccetera, in buona parte le ferrovie erano appunto nominate ferrovie dello Stato. Chi si doveva avvalere dei trasporti doveva pagare il biglietto allo Stato perché lo Stato aveva allestito tutta e ha allestito tutta la serie di infrastrutture che consentono il trasporto. Ma non è soltanto una presenza produttiva attiva, ci sono anche aziende che hanno partecipazione dello Stato nelle loro attività, c'è anche e più fortemente una funzione di indirizzo, di coordinamento. Ad esempio, lo Stato può con l'attività politica, ossia con l'attività di indirizzo verso alcuni settori piuttosto che verso altri, portare a delle maggiori flussi economici. Mi spiego con un esempio. In uno stato per di più come quello italiano, ci sono delle zone dove ci sono tendenze, vocazioni, aspirazioni, possibilità turistiche e invece altre zone che questa dimensione non ce l'hanno e quindi che possono essere indirizzate alle industrie. Dico, una zona geografica prevalentemente pianeggiante, dove è facile costruire tutta una serie di strutture stradali o comunque ferroviarie o comunque che agevolano il trasporto, sarà più possibilmente destinata ad attività industriali, mentre le zone lacustri, mentre le zone marittime, mentre le zone montane probabilmente avranno le destinazioni turistiche. Allora lo Stato cosa fa in buona sostanza? Beh, dà delle agevolazioni sotto forma di finanziamenti, sotto forma di abbassamento del pagamento dei mutui, sotto forma di minor aggravio fiscale alle aziende che, ad esempio, aprono le attività in zone turistiche oppure aprono le attività in zone industriali. Capite a questo punto come lo Stato con alcune manovre può orientare, indirizzare e coordinare l'attività economica. Si pone quindi come un vero e proprio fattore produttivo, cioè si inserisce nell'ambito dei fattori produttivi con delle manovre. Questa dimensione, per di più, assume un ruolo importante da quando l'Italia, nello stato contemporaneo, nell'età contemporanea, si è aggregata in altre formazioni internazionali, penso all'Unione Europea, dove gli indirizzi economici, non dimentichiamo che l'Unione Europea è nata soprattutto per ragioni di mercato comune tra sei e poi sempre più nazioni. E
Ecco che questo è un carattere marcatamente economico, marcatamente mercantile. Quindi l'indirizzo e il coordinamento con altre nazioni ha una tendenza per far sì che magari in Italia si possano sviluppare di più alcuni tipi di attività, ripeto, quelle turistiche mi viene molto facilmente esemplificabile, e che dico in Germania quelle industriali. Questo nell'ottica di rapporti internazionali può essere un indirizzo verso un settore economico piuttosto che un altro. Quindi in questo senso noi diciamo che lo Stato con le sue scelte politiche è uno Stato che è un fattore economico.